Ciao ragazzi, qui è Blast, come potete vedere è un video un po' particolare questo perché finalmente sono riuscito a sbloccare il link segreto, esattamente grazie a un amico Ivan che saluto, che ha con lo Stones Tuono sono riuscito a sbloccare finalmente quest'ultima parte di storia extra che mi mancava e quindi assieme a voi voglio cominciare questo nuovo capitolo. Quindi, per chi non lo sapesse, in alto a destra si sblocca la nuova parte dove si può andare, ovvero lo stadio del Football Frontier. So che molti youtuber hanno già portato tantissimi anche anni fa questa cosa, ma io voglio portarla esattamente con voi adesso, oggi, in questo momento, in questo video. Ecco, come vedete, qua possiamo trovare sia Desmodus che Wolfram. Ragazzi, io non vedo l'ora di battere questa squadra per poter reclutare questo ragazzino qua, perché veramente è fortissimo, questo centrocampista. Siete pronti a cominciare la vostra ultima battaglia? Che sia ultima non lo so, però. Mettiamola con gli scherzi, ok? Che incoscienti. Va bene, ci stai sfidando, va bene. Organizza la tua squadra, metti informazioni di qualsiasi giocatore desideri. Beh, vabbè, la squadra può andare. Guardate, la squadra non la guardo neanche, perché mi va bene qualsiasi squadra ci sia. Pensa a te. Allora, ecco, però mi manca il portiere. Ecco, questo male, molto male. Quindi devo fare indietro e devo prendere un portiere. No! Oddio, no, ragazzi! No! Sto giocando con Mark in porta. No, che Mark? Con V in porta. Con Ra in centrocampo. No, ho sbagliato la formazione. Ma che cavolo. Va bene, ragazzi. Oh, guardate che bello, c'è anche la presentazione. Ragazzi, questa partita la vogliamo perdere. È anche male. Perché io ho sbagliato tutta la formazione. Non posso neanche modificarla. Ah, sì, allora. Mettiamo Garro al centrocampo, cerchiamo di fare, mi faccio un po' la squadra in diretta. Boh, ma ho dimenticato Elio, il mio portiere, vabbè, perché pensavo si potessero scegliere le varie squadre, invece no. Comunque, Rom, Presari, V e Aitor, ok, centrocampo Mer, Garro, Laurel, abbiamo Zanar che è almeno lui e Yu, va bene, e direi di mettere in attacco, boh, Cronus, anzi Garro in attacco e Cronus a centrocampo. Bene, ragazzi, non volevo avere questa formazione, ma a questo punto ci siamo voluti complicare la vita non avendo i giocatori adatti. Benissimo, cominciamo subito con quindi con un bel fail. Però secondo me, non dico che è una passeggiata, ma quasi. Attiviamo subito il nostro primo spirito guerriero e sarà proprio quello di Yu, che come potete vedere ora dall'animazione sono arrivato davvero a livello Omega e sono molto contento di tutto ciò perché Yu per me è un giocatore davvero molto molto forte, ma che nessuno utilizza, ma che spero che voi utilizzate grazie a me. Utilizzo anche il Miximax di Yu con Virgo. Voglio farvi vedere tutte le animazioni in questa partita perché ci tengo, anche perché è una partita che si ripete una sola volta nel gioco, dal punto di vista, cioè ufficialmente solo una volta. E abbiamo Desmodus che, oddio, che fiero è! Ma con chi fa il Miximax? Con Wolfram? Arg, cos'è successo? È un vampiro? Sciocchino! Non mi sono trasformato, questo è l'effetto del Miximax Trance. Ma, cioè, lui, Desmodus pensa che noi non sappiamo cosa sia il Miximax Trance, ce cioè, l'abbiamo appena usato, abbiamo Yu con Virgo, vabbè. Niente, esche ingannevoli, vediamo subito, livello Z, come vedete Yu ormai è super allenato, vediamo subito se riesce a passare costui. Con una facilità imbarazzante ed è subito pronto al tiro. Non è così scontato che riesca a fare gol, ma in realtà direi di sì. Proviamo con Uragano Bianco livello 4. Ragazzi, non si è visto, ma sono riuscito a fare gol. Purtroppo ho dovuto fare un taglio doveroso in quanto mia mamma entrò in stanza e ho dovuto quindi parlare con lei di altre cose. E niente, comunque sono riuscito a fare un gol con Yu. Di circa 100-200 di valore di differenza, quindi comunque tutto ciò, tutto secondo i piani. Evochiamo l'armatura di V, Amaterasu, perché io penso che comunque un difensore debba sempre avere un'armatura, o comunque uno spirito guerriero evocato. Eccolo qua, bene. Ma ci scontriamo con Virgo, contro Flexion, quindi non è scontato che io riesca a battere come scontro. Vediamo subito. Ok, il lag si fa sentire come ogni volta. Difesa di ghiaccio, eccolo qua, che poi comunque, per chi se lo chiedesse, lagga solamente il video, perché il gioco c'è cioè, valore totale zero, ma che lol! No, perché è zero il valore totale dell'avversario? Non l'ho capita, non mi è mai successo. Lo ammetto, non mi è mai successo. Vi stavo dicendo che quando lagga,
quando mette video laggare, non è che io gioco laggando, ma è il video in sé che boh, lagga. Lo vedo dal programmino di registrazione. Proviamo turbina rotante, perché attenzione, perché questo Flexion ci vuole entrare proprio dritto dritto, ma perché V non è dove deve essere? Ecco, io, vedete quel pallino viola? È V, vedete dov'è la palla? Sull'altra parte, cioè V è un difensore centrale e non è dove deve essere, vabbè. Ecco, io evoco Mark, ma con un Grandius livello 1, io ho paura, cioè ho paura di non riuscirlo a parare. Anzi, molto probabilmente non riuscirò a pararlo. Perché non ho portato Hector Ilio? Perché ho fatto sta scemata? Non me l'aspettavo, ragazzi. 6-2-2. Che diventa 5-5-5. Mondo da farfalla. Mano di Grandius. 5-6-1. Oh mio Dio. Che grandissimo Buscio. Buscio de cool. Va bene. Dai. Non ci scoraggiamo. E riprendiamo la nostra rimontata. Nostro, come si chiama? Vabbè, avete capito, no? Riprendiamo il nostro attacco. Virgo, la palla è per lui. La palla va adesso a Garro. Garro vuole mica tentare il tiro. No, ma non vale la pena tentare il tiro a Garro. Facciamo tirare a Wolfram col suo Fenrir. Ed Asmodus, vedi? Il vero Wolfram, quello forte, ce l'ho io. Non ce l'hai tu, il mixmaxato, cioè, chi se ne frega. Ok, io tra l'altro mixi max una cosa che è ben più forte, ovvero Wolfram con Zanark, che è molto più forte di quello che hai tu, Desmodus, magari mi sbaglio, ma i numeri parlano. E qui, ragazzi, non dico che è scontato, ma dovrei riuscire anche con Notturno V4, che è una mossa tipo vento e Wolfram di tipo fuoco, anche con l'extra, per l'appunto. Dovrei appunto riuscire a segnare, lui fa sfera di porpora, ma vabbè, dai, cantrup fino a un certo punto, eh. Puoi anche permetterti di prendermi in giro, ma devo dire che questa sfida, anche con una squadra che non ho fatto io, per meglio sì, la maggior parte dei giocatori che vedete in campo sono giocatori che io tuttora alleno, ma Mark in porta e il non avere Tezcatte e quindi avere Cronus, il non avere Yurke e avere Laurel, mi ha un po' destabilizzato, però ci stiamo prendendo. Buono, che bello che il pinguino è entrato numero 7. Penso sia uno dei più bei pinguini, se non il migliore. Allora, qualcuno riesce a bloccare il tiro? Sì. Ci prova prima Rom con turbina rotante, evoluzione 1, che forse lo indebolisce. Ok, ma c'è anche V, se non vado errato, che ha Aste Roccia, esatto. Eccolo qua, che tra l'altro è livello 2, quindi forse potrebbe bloccarlo. Ok. Ci tengo che lo blocchi perché così non dà fastidio al povero Mark, che boh, è stato chiamato in causa ma non ha ricevuto nessun allenamento, poverino. Mark, non ti preoccupare, non è colpa tua. Non è colpa tua, se prendi gol me la prenderò solo con me stesso. Anzi, me la prenderò, sì, con Ivans. Me la prenderò con Mark, perché Mark è l'allenatore. Mark è adulto allenatore, Mark bambino in porta. Luce oscura che rompi palle, però dovrei riuscire a tirarlo stesso perché abbassa la velocità forse, non me lo ricordo. Luce sacra la alza, luce oscura, boh, non lo so. Beh. Comunque, proviamo con un altro tiro, notturno V4, nuovamente, una moviola del tiro precedente, in pratica, con un cantrip che ora mette l'armatura di Coro Coro. E vediamo subito cosa succede. Mani esperte, ah, ecco le mani esperte, adesso non ci facevo caso a che mossa era, ma ho capito. Niente, siamo quindi sul 3-0, ragazzi. Una partita a senso unico, però sono contento di poterla fare perché non pensavo mai che ci fosse una persona qui nelle vicinanze che potesse avere con lo suono ed è proprio uno di voi fan. Quindi ringrazio ancora molto Ivan che ha permesso in pratica la realizzazione di questo video. Attenzione perché il Wolfram avversario decide di mixmaxarti col suo gene L. Ma non ci fa paura per niente. Adesso evochiamo, Garo l'abbiamo evocato, evochiamo Laurel, seppur solo come spirito, non armatura, in quanto non è un evocatore, e in quanto Laurel per il momento non fa parte neanche dei miei piani di allenamenti, ma ahimè, sono qua. Comunque c'è da dire che appena finito. Ma che reti di passaggio fanno? Mamma mia, aiuto, c'è paura, ragazzi.
Stavo dicendo, c'è da dire che, attenzione, no, sono un attimo, aiuto, paura, no, tecnica speciale, scusate un attimo, tattica speciale, perché qua ho paura che mi faccia gol, eh. Non vorrei subirle, non so, non mi va di subire gol, ragazzi. Stavo dicendo che quando completerò questo ultimo extra, dovrebbero sbloccarsi ulteriori amichevoli. E sono molto contento, perché le amichevoli fanno sempre piacere da giocare. Adesso io ragazzi non sto bene con chi tirare, ma tirerò con Wolfram, che ha solo il Mix Max attivo. E proverò con Notturno. Ah, ecco cosa fa Luce Sacra, bastardi! Una mossa che a PT 60 la fanno valere 105. Figli di puta, veramente! Maledetti! Mi fanno spendere un sacco di punti tecnica, ma mi dispiace Cantrup. La tua luce sacra o luce oscura o come cazzo si chiama, non mi fa niente. Bene, 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 bene. Siamo sul 4-0 e deve ancora finire il primo tempo, ma che finirà davvero a breve. Sì, ma qua continuano a far tiri da lontano. L'hanno già provato un sacco di volte sto flex. Io non ho guardato perché non guardo mai, ma spero che non abbiano riserve, perché se hanno riserve vuol dire che perdita di tempo, in poche parole. Ora qui blocchiamo il tiro, lo indeboliamo con Rom e lo blocchiamo con coso, con V. Nulla di entusiasmante, mi sembra di aver già visto questa scena pochi minuti fa. Ok. Completiamo, terminiamo il primo tempo sul 4-0 con un gol di Yu e tripletta di Wolfram. Devo dire che Wolfram si fa sempre valere quando è chiamato in causa, non ha mai sbagliato una volta. Gli avversari attivano lo spirito guerriero, lo attiveremo anche noi. Attiveremo Agnès Presari col suo Amaterasu e lui abilita con tale giocatore Cacciatore di Gloria, Asura. Ah no, no, Amaterasu con Agnès Presari, scusate, Oxuanuku. Adesso mi confondevo con V. Vediamo se Laurel col suo leone riesce a battere. Purtroppo sì, avevo visto per sbaglio il contrario. Avevo interpretato male il conteggio del duello. Adesso forse Yu può permettersi di fare gol, forse. Se siamo fortunati, se abbiamo la fortuna alta. Però non me lo ricordo se Yu è, no. Purtroppo secondo me se lui fa una mossa di parata, ecco forse ci può fare parata. Anche colpo critico, che palle, dai. Allora sì, allora non ci posso dire niente. Però se adesso io ti arrivo con Wolfram sotto porta, penso che il tuo 5-0 te lo prendi dritto in der Kuhl, Kanstrup. Forse, attenzione perché lui è rimasto con 6 punti spirito guerriero e 10 di potenza. Ed è anche mezzo stordito. Io per colpa di luce sacra devo utilizzare Zannaguzze, che una mossa E2Z molto forte, però dato che costano così tanto le mosse, non posso usare le altre. Però con 9-7-8, se lui non fa critico, forse ce la faccio. E lui proprio fa tutt'altro che critico e permette alla sua squadra di subire il quinto gol, ragazzi. Complimenti a Wolfram, complimenti veramente, vivi complimenti, signor Vulpen. Ma devo dire che è davvero molto forte. No, ma che palle, ma sta Flexion qui è già al terzo tiro che fa. Solito pinguino in prato numero 7. Ci saranno sia V che Rom a bloccare il tiro. Preparatevi. Solita scena, è già la terza volta che si ripete questo. Però noto che Flexion ha solamente 15 punti tiro, punti tecnica. Ciò vuol dire che non farà più quello che sta facendo, che non ha proprio la possibilità di farlo. Ha già avuto la sua armatura, ha già avuto il suo Mix Max, adesso basta. Adesso hai rotto le palle, Flexion. Bene, non è Cantrup quello che ho appena visto? Forse sì. In tal caso, se Cantrup ha perso anche lo spirito guerriero, cosa probabile? Sì, era lui. Non c'è più partita. Posso fare forse gol pure con Garrou. Non lo so. Noi attiviamo lo spirito guerriero. Il perché lo faccio? Perché c'è Garrou. Che tra l'altro l'ho notato tanto che c'era a livello 5 sul spirito guerriero, corvo dalle ali nere. Il perché
proviamo un tiro che non è scontato che riesca a fare gol. Attenzione, perché come valore base lui ha molto simile al mio. Proviamo col calcio interdimensionale V3. Non ho molte speranze in realtà, però vediamo un po'. Lui prova con mani esperte, ce la potrebbe fare a pararlo tranquillamente. Esatto. Vabbè, non, diciamo che non voglio infierire più di tanto. Bravo Laura che riesce a riconquistare palla. Allora ci riproviamo con Wolfram, che però ovviamente non ho più. Cioè non era così ovvio perché non me lo aspettavo, non me lo ricordavo, ma non ho più non ho più tecniche, quindi ho dovuto fare un tiro così, a caso. Vabbè, niente. Probabilmente la partita terminerà sul 5-0, anche perché non ho più attaccanti. Questa non è la mia squadra, ragazzi, ve lo ripeto, non ditemi nei commenti, potevi scegliere di avere Tezcatte, potevi scegliere di avere Victor, di avere tanti altri attaccanti, perché hai messo Garo in attacco? Ragazzi, ho sbagliato, io non mi aspettavo che non si potessero scegliere le squadre che uno si costruisce. Mi ha fatto utilizzare la squadra, i primi 16 titolari mi ha fatto utilizzare. Per cui ci sono rimasto un po' male anch'io. Però dai, consoliamoci perché con questa vittoria, direi ormai scontata, concluderemo definitivamente l'extra, la storia extra di questo gioco. E ciò significa che posso portarvi nuove amichevoli se voi lo desiderate. A questo punto proviamo con un altro spirito guerriero. Ma boh, non lo so. Evochiamo, ecco, sì, evochiamo il Kulkan. Kulkan, serpente. Cos'è che ho letto? Plasmatico, plama, non ho capito. Non mi sono fermato perché non mi fermo mai a leggerli. Però in questa partita le animazioni voglio che si vedano tutte. Sorpresa solare, sto ciccio bombo qua ci ha scassato quello che voi sapete. Devo dire, Desmodus, che da quando hai messo il Miximax non ne hai mai toccato ancora palla. No, veramente? Cioè, quindi è inizio partita. Ok, io c'ho un po' paura di te, Wolfram, c'ho paura. No, ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai, signorita, qui ci fanno gol perché c'è anche la squadra. Ragazzi, ditemi quanto c'è di vero in questa frase. La sconfitta è scritta nel vostro destino. Ma Desmodus, ma ti svegli? Aia, sì, qua prendiamo gol, ma forse perché è scriptato che dobbiamo prenderlo. Perché qua ci fanno vedere la loro mossa notturna, attenzione. E vabbè, sì, ci fate gol, sì, non sono riuscito a beccare in tempo il tasso tattica speciale, vabbè. E vabbè, mi dispiace. Subiamo il 5-1. Se ci fosse stato Elio, ci fosse stato Romeo, anche JP, o tanti altri portieri, che ora non voglio elencarli, ma qualsiasi altro, ma non perché Marco è scarso. Beh, il bambino forse sì, ma è che di per sé non l'ho voluto io, questo è stato il mio peggiore errore. Qua abbiamo tre cambi, cambia anche il portiere, la squadra avversaria a fine della notte, ma ragazzi, ormai la partita è terminata, era già terminata fin dall'inizio, da quando ho visto come si erano messe le cose, e devo dire che non c'è stata partita in nessun caso, l'unico mio errore è stato l'inizio, che non mi aspettavo, vi ripeto, di non poter scegliere la mia squadra, ma solo i titolari. Fus. Adesso io ho lanciato la palla a caso a sinistra, ma neanche riesco a, con una mossa, veramente scarsi, siamo in tecnica, la mia squadra in tecnica è veramente scarsa, purtroppo. Dovrò un po' rivederli i vari giocatori, ma li rivedremo assieme. E non vorrei spoilerarvi come si chiamerà la prossima rubrica che voglio portare nel canale, oltre al distributore di palline, che ormai comunque ancora due video, o uno, dipende quanti sono caricati, e terminerà. Ma di per sé voglio portarvi una bella rubrica che spero che a voi faccia piacere. In molti me l'hanno chiesto questa rubrica che andrò a portare, ma che non vi voglio spoilerare assolutamente niente. E la voglio portare un po' a modo mio, ecco. Allora, ragazzi, Demogorgone, Duca della Distruzione. Io evoco boh, a caso quello di Cronus, Surtur. Ma ragazzi, la partita finisce qua. Con un imbarazzantissimo 5-1, potevo farne molto di più, ma purtroppo gli attaccanti avevo solamente due di ruolo e non potevo fare altrimenti se non così. Potevo forse evitarmi il gol subito, ma non importa. Ok, come vedete, pass top secret 2.
Voi non lo vedete, ma ve lo dico. Ho vinto questo oggetto, che non so mai cosa sia un top secret, perché non l'ho ancora mai sfidate. Ok, sì, ragazzi, questa squadra l'abbiamo usato. Abbiamo usato Liuko Kita, sì, sicuramente. Sì. Bah, vabbè, è proprio molto veritiero. Se penso che questi piccoletti hanno battuto i figli della notte, per caso ci avete preso in giro per tutto il tempo, è stato un incontro divertente, però ammettilo. Oh, oserei dire che hai ragione, per quanto disdegni ammetterlo, nel domani non c'è certezza. Poesia, filosofia, vabbè. Che succede io? Cosa c'è? Garche, non riesco a muovermi. Per me questa cosa è nuova, eh. Se ne sono andati, dove? Dove sono andati, ragazzi? Seriamente. Oddio. Chi sono sti cinque qua? No, che sono? No, veramente. Ah, saranno giocatori della loro squadra, penso. Non me li ricordo già più. Chi sei? E perché gli avrei detto di trascinarti qui? Immagino che tu conosca noi i nostri poteri, dico bene? Siete senza dubbi due nemici straordinari, ma non potrebbe importarmene di meno. Avete del sangue fuori dal comune che scorre nelle vene, per quanto siete non ha alcun valore, non mi interessa come siete estratti. Papapero, papapà. Papapero, papapà. Ma chi è sto qua? E bisogna individui forti, per questo c'è la legge di qua. Non ho capito chi è sto Hatch. Mai visto, principalmente. Lui è Ray Dark, perché non è inutile che mette i puntini di domanda, perché si vede lontano un miglio che è lui. Vabbè. Chiamatemi Avo. Ptumri! Ah, che carino, eccolo qua. L'Avo ha parlato. Abbiamo tutti un ruolo, quindi diamoci da fare. Il dittatore Avo. Un tempo avevamo Adolf e Benito, ora c'è Avo. Insieme a Ptumri. Simpatico Ptumri, nell'anime mi piaceva come personaggio. Non credi che i tuoi metodi siano un po' autoritari? No, ma giusto un poco, eh. Giusto un poco. Noi impareranno, scopriranno oscurità sconosciute. Allora, ragazzi, io non vorrei perdere ulteriore tempo, perché sono stanco. Ho già registrato già un video prima di questo. Bene, qui cosa stiamo facendo? Niente. Ma soprattutto perché c'è Luke o Kita, quel ragazzo in alto a destra, per chi non lo sapesse, in campo. Ho una pietra parallela. E quella cos'è? Ed esaminiamola più da vicino. Ah, sapete cos'è questa qua? Io forse lo so già. Dovrebbero essere le partite. Comunque, vediamola assieme. Le nuove amichevoli. Ed eccole qua. Amichevoli Avo. Donnole d'inverno. Aiuto. Livello 99. Tra l'altro sono poche. Sono 1, 2, 3, 4, 5 partite. Però, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo completato il link segreto. Abbiamo completato l'ultima partita del gioco. Spero che il mio commento vi abbia fatto piacere. Ci vediamo con un prossimo video che potrebbe essere di una nuova rubrica che voglio portare nel canale, sempre da Zoomelevengo 2 Chronosons Fiamma. Continuate a seguirmi, i miei recapiti li conoscete ormai, non sono nella sidebar perché oggi non ho voluto metterla. Instablaster YT su Instagram o Blaster HD YouTube su Facebook. Ciao ragazzi e alla prossima!